pubblici, privati e in generale tutti gli stakeholders non è che possono migliorare la competitività a livello di destinazione, ma rappresentano l'unico modo con il quale possono creare un'organizzazione del territorio, possono creare dei prodotti turistici. Ovviamente il prodotto turistico è oggetto di creazione da parte del privato, però per tutte le valenze trasversali, territoriali, implicazioni di trasporti, di beni culturali, di accessibilità e quant'altro, nonché per l'ambiente, per i residenti, solo agendo all'unisono si possono ottenere dei risultati. A noi non interessa in questo modo, in questa sede, parlare delle forme istituzionali che possono avere queste unioni, ce ne possono essere diverse, l'importante è cooperare per competere, se no non andiamo da nessuna parte, anzi molto spesso è uno sport nazionale quello di fare un po' lo scaricabarile, io funziono e sono bravo, il museo è chiuso, i trasporti non funzionano. Ecco, è solo mettendosi assieme, vedendo le criticità e risolvendole che si può andare avanti, a maggior ragione in questo momento di crisi, ma con un mercato potenziale veramente enorme a nostra disposizione.